Buongiorno e benvenuti al TG 2000. Vediamo subito i titoli di questa edizione. Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. È il momento di unirci, dice nel suo primo discorso. Sarò il presidente di tutti. Hillary Clinton chiama Trump e riconosce la sconfitta, ma non parla con il suo in pubblico. I democratici perdono anche alla Camera e al Senato. Negativa la reazione delle borse internazionali. Il cardinale Angelo Bagnasco torna nei paesi distrutti dal terremoto per portare la vicinanza e la solidarietà della Chiesa italiana agli sfollati. Visitare malati e carcerati è un'opera di misericordia, così Francesco nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo Barack Obama è lui il nuovo inquilino della Casa Bianca. Conquistando 290 grandi elettori, sconfigge la sfidante Hillary Clinton, che si ferma a 218, un esito che sorprende in pochi. Infatti avevano pensato che il magnate americano potesse vincere le elezioni. Antonio Soviero. Vi presento il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Introdotto dal futuro vicepresidente Mike Pence, un commosso Donald Trump viene accolto dal boato della folla nel suo quartiere generale a New York. È lui il 45esimo presidente USA. Il tycoon ha battuto la candidata democratica Hillary Clinton, ha battuto i sondaggi e ha battuto anche gran parte della dirigenza del suo partito, che non lo ha mai digerito. Ho appena ricevuto una telefonata da Hillary Clinton, si è congratulata con noi e io mi sono congratulato con lei e la sua famiglia per una campagna molto combattuta. Ha lottato duramente, le dobbiamo gratitudine. I toni del suo primo discorso, come era prevedibile, sono molto diversi da quelli usati in campagna elettorale. Trump ha già un piglio presidenziale. Ora basta divisioni, è il tempo di unire il popolo americano. Poi assicura di voler buoni rapporti con l'estero, mentre sull'economia ribadisce: raddoppieremo la crescita e saremo l'economia più forte al mondo. Sono entusiasta, non mi piaceva all'inizio, ma ora lo amo e sono contento perché lui è l'uomo del cambiamento. Siamo stanchi della corruzione in tutti i livelli. Due le chiavi che hanno portato Trump alla Casa Bianca: hanno votato per lui i bianchi anche della classe media e bassa colpiti dalla crisi economica e la mancata valanga in favore di Hillary delle minoranze ispanica e nera. Donald Trump ha conquistato 290 grandi elettori, 20 in più dei necessari. La sua avversaria si è fermata a 218. Il tycoon ha conservato tutte le roccaforti repubblicane, è riuscito a strappare stati tradizionalmente democratici come il Wisconsin, il Michigan e la Pennsylvania e si è imposto anche in quelli in bilico, in particolare Ohio e Florida. I repubblicani inoltre mantengono il controllo sia alla Camera che al Senato. Per almeno due anni Donald Trump governerà senza nessuna prevedibile opposizione parlamentare. E sulla vittoria di Trump abbiamo sentito il parere di Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes. L'intervista è di Barbara Masulli. Quali scenari apre l'elezione di Trump? Per l'America un quadriennio molto movimentato, in cui avremo Senato, Camera, Casa Bianca e Corte Suprema schierate da una sola parte, quella di Trump, quella dei repubblicani. Bisognerà però vedere fino a che punto il partito seguirà il presidente. Per quanto riguarda il mondo, è chiaro che l'America assumerà un profilo molto più ritratto, molto più isolazionista, ci sarà più spazio per i suoi competitori e ci sarà più responsabilità per noi europei. Per l'Italia quali ripercussioni ci saranno? È il momento di stabilire se l'Italia è un paese maturo o comunque capace di diventarlo, oppure se continua a dipendere da mamma America. Noi siamo stati abituati per molti decenni a pensare che poi alla fine i problemi seri ci risolvevano oltre Atlantico, non sarà più così, dovremo adeguarci. Perché i cittadini americani hanno scelto Trump? Perché non ne potevano più della politica così come viene interpretata oggi. È stata una rivolta contro l'establishment dovuta in particolare anche all'economia, cioè al fatto che c'è stata una distribuzione assolutamente sproporzionata della ricchezza in questi anni,
un impoverimento delle classi medie, una perdita di posti di lavoro e quindi paradossalmente sono stati gli operai e i cosiddetti colletti blu a determinare la vittoria di un uomo di destra. Vediamo allora chi è Donald Trump, imprenditore di successo, personaggio televisivo, figura controversa al centro di scandali, polemiche e sempre sotto i riflettori. Giorgio Schiavoni. Uomo di spettacolo, costruttore, miliardario, Donald Trump incarna i simboli più scintillanti del successo americano. La capacità di parlare come il cittadino medio e il suo impero economico suscitano simpatia e ammirazione in ampi strati della popolazione. Anche se da imprenditore ha accumulato più debiti che successi e si è inventato di tutto per non pagare le tasse. Figlio di un magnate del settore immobiliare, nato a New York, Trump ha avuto una vita privilegiata ed è stato sempre sotto i riflettori dei media americani. Noto playboy, con 3 matrimoni e 5 figli riconosciuti alle spalle, il neopresidente porta con sé alla Casa Bianca un vissuto molto intenso e pieno di scandali. Queste perfide accuse di comportamenti impropri con delle donne sono completamente falsi. E i Clinton lo sanno molto bene. Queste calunnie sono artefatte. Un'invenzione pura, una clamorosa bugia. Questi fatti non sono mai, mai accaduti. Carisma, intuito e decisionismo gli hanno permesso di fare il salto diretto dall'attività privata allo studio ovale, cosa mai riuscita prima a nessuno nella storia degli Stati Uniti. Tutti, infatti, avevano ricoperto cariche pubbliche prima di vincere la sfida elettorale più importante al mondo. A 70 anni compiuti lo scorso giugno, Trump è in assoluto il presidente degli Stati Uniti più vecchio ad entrare in carica. Un istrione che però, grazie alle sue indiscusse capacità comunicative, è riuscito a parlare anche ai giovani. Nei 12 anni precedenti alla sua entrata in politica aveva raggiunto il massimo della celebrità come conduttore del talent show The Apprentice, in cui si selezionavano giovani imprenditori. Ma ora inizia il capitolo più importante della sua esistenza. Ho avuto una vita fantastica, meravigliosa. Mi sono costruito una splendida immagine. Ho messo su un grande, incredibile gruppo. E ora mi sto appassionando a questa avventura, perché faremo assieme qualcosa di magnifico. Un movimento come non se ne sono mai visti prima. Ma chi esce sconfitto da queste elezioni? Hillary Clinton, il Partito Democratico, ma anche il presidente Barack Obama. L'analisi di Augusto Cantelmi. Si raccolgono palloncini, in realtà sono cocci, cocci della delusione dei democratici. Hillary rinuncia a parlare, lo farà con calma nelle prossime ore, annuncia il capo della campagna elettorale Podesta. Tornate a casa, l'invito d'altronde, l'appuntamento con la storia, con l'elezione del primo presidente donna degli Stati Uniti fallito sotto i colpi di Trump. L'America volta le spalle ai democratici, alla Clinton, il fattore donna non ha funzionato, così come quello legato al voto dei neri e degli ispanici, stesso discorso per i giovani. Sono deluso, dice questo sostenitore di Hillary, sentimento che si respira nel quartier generale dei democratici. L'atteso party per la vittoria si trasforma nel mesto rito della più cocente delle sconfitte. Hillary considerata troppo vicina al potere finanziario, Hillary e lo scandalo delle email, Hillary la moglie di Bill, troppi gli aspetti negativi che alla fine hanno pesato. Ma ora che succederà? Nulla di drammatico per il presidente uscente Obama, che tanto si è speso per il suo ex segretario di Stato. Comunque finisca, il sole sorgerà ancora, dice, l'America sarà ancora il più grande paese del mondo. Dietro l'ottimismo ostentato di Obama, tuttavia, c'è la realtà di un voto che di fatto evidenzia anche la crisi di rigetto delle sue politiche da parte dell'elettorato americano. L'elezione del candidato repubblicano manda in tilt le borse in tutto il mondo. Tokyo perde il 5,36%, apertura in rosso in Europa, i listini si muovono in netto ribasso, anche se il tono istituzionale del discorso, del primo discorso di Trump, ha portato le borse a recuperare parte delle perdite iniziali.
E la vittoria di Trump come presidente americano mette in luce ancora una volta la superficialità di tanti pronostici fatti da giornali e sondaggisti, così come era successo in occasione della Brexit. Donatello Vaccarelli. Imprevedibile da risultare quasi prevedibile. La vittoria di Trump è soltanto l'ultimo caso, sicuramente il più clamoroso, in cui quest'anno dalle urne è uscito un risultato che sbaraglia i pronostici, sovverte le previsioni, sbriciola consolidate narrazioni giornalistiche. Nessuno riteneva possibile che il popolo britannico votasse per la Brexit, che quello colombiano rimettesse in discussione l'accordo di pace così faticosamente raggiunto con le FARC. Eppure è successo, così come è successo che Trump, dopo aver conquistato a dispetto del suo stesso partito una nomination che gli analisti ritenevano impossibile, si prendesse la Casa Bianca. Il principe dei sondaggisti americani accreditava Trump del 3% di possibilità di riuscirvi. Tutti i media, oltre a simpatizzare per la Clinton, o meglio, ad antipatizzare per Trump, non vedevano che Hillary nello studio Vale. Internet consente oggi di aggregare dati per offrire analisi sempre più raffinate e modelli di previsione sempre più elaborati, ma forse bisogna farla più semplice. Più che studiare il sentiment della rete, magari è più utile porre attenzione al risentimento che sembra guidare la mano degli elettori, i quali se ne infischiano di cose importantissime per i giornali, la stabilità, i mercati, la razionalità delle scelte. Un mea culpa per i media è doveroso, più che analizzare, giudicare, avere la presunzione di indirizzare l'opinione pubblica, forse servirebbe l'umiltà di ascoltare il pubblico che non fa opinione. Gli eruspici in una storia remota traevano indicazioni per il futuro dalle interiora, dalle budella degli animali. In un momento in cui più che con la testa si vota con la pancia, forse più che di sondaggisti, analisti, opinionisti, avremmo bisogno di un gastroenterologo, uno bravo però. Voltiamo pagina, andiamo in Umbria, dove questa mattina è in visita il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI. Ci colleghiamo con Nicola Ferrante, che si trova a Norcia. Buongiorno Nicola. Sì, buongiorno Leonardo, siamo nella zona rossa di Norcia, siamo entrati con il cardinal Bagnasco di nuovo in visita in questa zona, era una visita programmata, lo sapete, sua eminenza ha finito, sta terminando adesso di visitare la città vecchia, è stato al Duomo di San Benedetto, poi davanti alla Chiesa della Dolorata e anche alla Cattedrale. Prima di venire qui è stato a San Pellegrino di Norcia, ha incontrato la popolazione, ha abbracciato una signora che non era riuscita a vedere il Papa, gli ha regalato un rosario, questo lo vedrete poi nei prossimi servizi. E le ha portato la carezza anche del Papa. La signora era commossa e contenta di questo incoraggiamento che aveva offerto loro. Poi la visita qui a Norcia, la terra che continua a tremare, 3.5 ancora questa mattina e i nervi dunque a fior di pelle per quello che si sta vivendo. E la visita nella città antica di fronte alle macerie di quello che resta del Tempio di San Benedetto, le immagini poi ve le faremo vedere, e della chiesa, dicevo, della Dolorata. Io proverei anche ad avvicinarlo perché so che adesso si sta ancora informando con i vigili del fuoco dei danni che ha subito anche il patrimonio artistico ed ecclesiale qui nella città di Norcia. Chiedo scusa, Sua Eminenza, siamo in diretta su TV 2000 per il telegiornale, brevemente. Lei ha appena visitato le rovine di quello che resta di Norcia, San Benedetto e non solo, allora qual è la sua prima impressione? È una città fantasma, come ho visto altri luoghi questa mattina. Però dove ho incontrato della gente molto determinata a resistere, a continuare, a riprendere la vita, con l'aiuto naturalmente delle amministrazioni locali e nazionali anzitutto. E nello stesso tempo ho visto anche qui, come in tutti gli altri siti, una grande partecipazione di volontari, ma i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Una grande passione, una grande vicinanza, non solo professionalità altissima, ma grande passione e determinazione. Anche questo è un ulteriore segnale di quello che l'Italia è nei momenti della maggiore difficoltà e che può essere sempre in qualunque situazione. Sentivamo che lei si informava delle scuole, dei bambini, della possibilità che ricominciasse in qualche modo la vita. Sì, certamente, là dove ci sono i bambini, quindi la scuola, è un motivo di fiducia, di speranza per tutti. È una grande energia, non soltanto per le famiglie, dei bimbi, ma per tutta la comunità. L'ultima questione è quella del patrimonio ecclesiastico, chiese, monasteri, no? Li ha visti feriti. Proprio ieri l'appello dei vescovi a non trascurarli. Ma soprattutto visto che il patrimonio ecclesiastico, le chiese, le statue della Madonna, dei santi, eccetera, sono nel cuore della gente.
soprattutto ho visto questo. E dato che sono nel cuore della gente, perché li sente parte della propria identità, della propria storia, della propria anima, ecco che diventano oggetto di attenzione da parte delle comunità e quindi, come tutti speriamo e siamo sicuri, da parte dei responsabili. Grazie Eminenza, e noi restituiamo la linea a Roma, grazie. Grazie Nicola del tuo contributo. Adesso parliamo di Umberto Veronesi, che è il medico milanese morto all'età di 90 anni, fondatore dell'Istituto Oncologico Italiano. Marco Bergamaschi. Oncologo di fama mondiale, pioniere della lotta al cancro, numerosissimi i suoi studi relativi soprattutto al tumore al seno, Veronesi è stato il primo a promuovere il rivoluzionario approccio della cosiddetta chirurgia conservativa per la cura dei tumori mammari, che ha cambiato radicalmente il modo di curare, salvato migliaia di donne e ridato loro speranza. Una vita, quella di Veronesi, spesa per ridurre la mortalità del cancro e per la prevenzione, per migliorare la tecnica chirurgica e alleviare le sofferenze dal punto di vista fisico e psicologico, senza abbassare il livello di sicurezza della terapia. Questo istituto, da quando è nato, ha avuto come obiettivo, come missione, possiamo dire, oltre alla guarigione, il massimo di guarigione, ovviamente, la qualità della vita. Ricercatore scienziato, ma anche uomo pubblico, vicino al PSI di Craxi negli anni 80, poi senatore del PD e ministro nel secondo governo Amato, tra le sue prese di posizioni più controverse degli ultimi anni, il sostegno al testamento biologico e all'eutanasia, alla legalizzazione delle droghe leggere, alle adozioni e ai matrimoni omosessuali, Umberto Veronesi verrà anche ricordato per l'impegno per l'abolizione dell'ergastolo e per la prima legge antifumo in Italia, che volle fortemente, anche se ad attuarla fu il suo successore al Ministero della Sanità. Mercoledì è giorno di udienza generale al centro della catechesi di Papa Francesco, anche oggi le opere di misericordia, come ci racconta Paolo Fucili in diretta da Piazza San Pietro. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te Leonardo e ai nostri telespettatori, partiamo però dal tema del giorno, le elezioni negli Stati Uniti, molto attento anche il Vaticano all'esito di queste elezioni. C'è una dichiarazione registrata da Radio Vaticana del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin: auguri per un governo fruttuoso a Donald Trump e una preghiera perché il Signore lo illumini, lo sostenga per il benessere degli Stati Uniti, per la causa della pace nel mondo, un mondo in cui dobbiamo lavorare tutti per cambiare una situazione di grave lacerazione. Veniamo all'udienza, il Papa ha parlato della quinta e sesta opera di misericordia corporale, visitare rispettivamente gli ammalati e i carcerati. Nel Vangelo si parla molto di ammalati, la compagnia per loro è un'ottima medicina, specie in quelle cattedrali del dolore che sono gli ospedali. Quanto ai carcerati, su cui Francesco ha speso ancora più parole, il fatto che visitarli sia un'opera di misericordia è un invito da parte di Gesù a non farci giudici di nessuno. Qualunque cosa abbia fatto un carcerato rimane per sempre amato da Dio. Troppo facile lavarsene le mani, anzi il cristiano deve preoccuparsi, deve impegnarsi perché le condizioni della detenzione rispettino la dignità umana. Ma ascoltiamo il passo centrale delle riflessioni di Francesco e poi linea allo studio. Visitare le persone in carcere è un'opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare per le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti. Nessuno dunque punti il dito contro qualcuno. Tutti invece rendiamoci strumenti di misericordia con atteggiamenti di condivisione e di rispetto. Penso spesso ai carcerati, li porto nel cuore. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come abbiamo potuto cedere alle diverse forme di male. Eppure, insieme a questi pensieri, sento che hanno tutti bisogno di vicinanza e di tenerezza, perché la misericordia di Dio compie prodigi. Quante lacrime ho visto scendere sulle guance di prigionieri che forse mai in vita loro avevano pianto. E questo solo
perché si sono sentiti accolti e amati. Termina qui il nostro giornale, l'appuntamento con l'informazione torna alle 18.30 dopo il Rosario da Lourdes. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.